A gennaio, per festeggiare il nuovo anno, ho fatto una sorta di scommessa con me stesso, quella di fare una serie di video di un'ora in cui in ogni video vi spiegavo un linguaggio di programmazione diverso. L'approccio che ho avuto in quei video era di tipo incrementale, ovvero quando ho spiegato per esempio C++ non vi ho spiegato quello che avevo spiegato in C, ovvero le variabili, if, già quelle cose già le sapevamo e quindi di volta in volta io andavo a spiegare roba nuova e ovviamente riprendendo cose che avevo spiegato nei video precedenti qualora un determinato aspetto si comportava in maniera diversa, per esempio il ciclo for di Python. Quindi questo significa che per ognuno dei linguaggi che vi ho portato io mi focalizzavo sulle sue peculiarità. Indubbiamente il primo video, quello in cui vi spiegavo sì, mi ha messo parecchie in difficoltà perché dovevo presentare tutta la programmazione procedurale in meno di 40 minuti, perché poi vi devo far vedere il codice. Da quello che ho letto dei vostri commenti, credo che me la sia cavata piuttosto bene. Tuttavia, questo approccio incrementale è stata un'arma a doppio taglio. Questa perché, quando ho fatto il video di JavaScript, è durato mezz'ora. Non sapevo più cos'altro dire e quindi ho detto ancora c'è uno sbotto di tempo e quindi passiamo a PHP! Quindi alla fine feci, anziché di 7 linguaggi in 7 ore, ho fatto 7 linguaggi in 6 ore. Quindi, manca un'ora. E se manca un'ora, quale buona occasione è quella di recuperarla adesso? Perché questo video viene come il festeggiamento di un altro traguardo che questo canale, grazie a voi, ha raggiunto, ovvero i 1024 iscritti. Per festeggiare questo traguardo non solo vi porto questo video, ma anche un rebranding del canale. La mia amica Lucilla, nel video in cui abbiamo letto i commenti, ha annunciato che mi aveva fatto un nuovo logo per il canale. E quando questo video sarà pubblicato, vedrete sia il logo del canale e il banner che sta sulla pagina principale del canale completamente rinnovati. Quando ho visto che nel mio programma mancava un'ora, come vi dicevo poco fa, sapevo quale linguaggio avrei dovuto portare e me ne sono pentito. Ma di questo ne riparliamo dopo. Questo video doveva raccontare un linguaggio di programmazione segreto che poi tanto segreto non è stato perché uno di voi nei commenti ha esattamente capito le mie intenzioni. Nella fattispecie mi si chiedeva in un commento di riempire questo vuoto di un'ora parlando del linguaggio di programmazione Kotlin, ma io avevo detto che già avevo qualcosa in mente. Un altro utente risponde che, dici la verità, farai Rust, perché altrimenti non avresti spiegato i tratti in PHP. Ebbene sì, mio caro Biagio Rosario Greco, mi hai sgamato al 100%. Avevi ragione. Su tutta la linea. Prima di iniziare con Rust e far partire il cronometro di un'ora, vi devo spiegare il motivo per cui vi sto portando proprio Rust. Il fatto è il seguente. Quando ho portato quei 6 video, io non ho imparato moltissimo, perché la maggior parte delle cose di cui vi ho parlato io già le sapevo, ma le sapevo da molto tempo. Indubbiamente ho dovuto rispolverare alcune cose per confezionare i video, ma per me nulla di nuovo. E io ho detto, ma se io porto uno speciale, nello speciale tra l'altro, voglio imparare qualcosina pure io. E quindi mi sono rimboccato le maniche, ho imparato Rust per voi, reimplementando il programma per calcolare i punti del bowling. Come dicevo poco fa, mi sono un po' pentito di questa cosa perché, non conoscendo Rust, non avevo idea dei disagi che questo linguaggio di programmazione ha e io pensavo che JavaScript era disagiante. Rust, per darvi un'idea, ad ogni più o meno riga di codice mi occupava in media 5 minuti di debugging, in alcune occasioni anche mezz'ora intere, perché dispara 3 warning e 9 errori se non fai esattamente le cose come le vuole lui. E indubbiamente, a un certo punto mi sono trovato pure in difficoltà e ho dovuto chiedere aiuto sia a Stack Overflow che addirittura a ChatGPT. Ma di quello che ha detto ChatGPT lo vediamo verso la fine di questo video. Raramente io mi sono trovato in difficoltà con un linguaggio di programmazione e anche se sono riuscito, come direbbe René Ferretti in Boris, a portare a casa la giornata, io dico che Rust ha comunque vinto. Io ho perso. Per chi non avesse visto i video precedenti, c'è da dire che anche in questo video io darò per scontato alcune cose, altrimenti non potrei mai riuscire a portare Rust compreso di codice in una sola ora. Capisco che guardare 6 ore di video è pesante e infatti io la cosa che vi consiglio è di darvi almeno a recuperare questi qua, che sono C
JavaScript, PHP e infine anche quello di Python. A meno che voi già non sappiate questi linguaggi. Per chi si volesse avvicinare a Rust, io do un solo consiglio. Se sei un neofita dell'informatica, non lo fare. La documentazione che si trova in giro è bella spinta e raramente sono riuscito a trovare esempi semplici. Chi ha scritto la documentazione di Rust è come se parlasse da programmatore a programmatore. Che ci può stare, però ogni tanto per capire le cose nuove, o meglio le cose che per me erano nuove di questo linguaggio di programmazione, avrei preferito esempi più snelli. E infatti, in più di un'occasione, alla fin fine, me la sono dovuta cavare da solo e le bestemmie si sono sprecate. Detto ciò, prima di passare al disagio, se questo video vi piacerà, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, perché per mettere su questo video ho dovuto studiare per diverse settimane e stavo anche per spaccare la mia tastiera in più di un'occasione. E quindi, basta con le ciance e iniziamo. Sigla. Rust è un linguaggio di programmazione compilato, multiparadigma e, nonostante non sia nato per questo scopo, ovvero per la cosa che sto per dirvi, sembra che sia destinato a spodestare il dominio degli ultimi 40 anni di C e anche C++. La caratteristica principale di questo linguaggio di programmazione è il modo con cui gestisce la memoria. Infatti, Rust si definisce memory safe, soprattutto nei casi di programmi concorrenti, quindi quelli dove ci stanno i thread fondamentalmente. Tuttavia, prima di affrontare questo argomento, ovvero quello del memory safe, facciamo un passo indietro e iniziamo con le variabili. Rust ha tre tipologie di contenitori di dati: ha le costanti, le variabili immutabili e le variabili mutabili. Le costanti, come diceva la mia amica Lucilla, esistono in programmazione anche le costanti, che sono delle variabili che tu il valore lo segni una volta e non cambia più. Ok. Ci sarebbe un bel po' da dire per quanto riguarda variabili mutabili e immutabili. Prima di tutto, una variabile si dichiara con la parola chiave let, un po' come si fa in JavaScript. Con let dichiariamo una variabile immutabile, invece se aggiungiamo la parola chiave mut, questo ci permette di avere una variabile mutabile. Cosa differenzia le variabili immutabili dalle costanti e cosa ce ne facciamo di variabili che non possiamo modificare? Prima di tutto, le variabili immutabili possono essere ridichiarate con un'altra parola chiave let. E quindi, diciamo, possiamo fare quello che si fa per esempio in Python con le tuple. Quando vogliamo modificare una tupla, noi non possiamo farlo, ma il trucco è quello di creare una nuova tupla. Quindi, quando abbiamo una variabile che non è mutabile, la possiamo ridichiarare con un nuovo valore. Questa pratica si chiama shadowing e permette di dare un po' più di flessibilità al linguaggio. Se invece si vogliono avere delle variabili esattamente come quelle che si hanno in C, che si può fare tutto quello che si vuole, basta semplicemente dichiararla mutabile utilizzando la parola chiave mut. Le variabili, come in tutti gli altri linguaggi di programmazione, hanno dei tipi che sono quelli che vede qua a schermo. Abbiamo i tipi di dato numerici, sia con segno che senza segno, quelli a virgola mobile, gli F32 sono equivalenti ai float di C, mentre gli F64 ai double. Poi abbiamo char ed str, rispettivamente un singolo carattere Unicode e le stringhe. Poi abbiamo il never type, un tipo senza valore che non ha nulla a che fare con il non type di Python o l'undefined di JavaScript. Il never type è praticamente quel tipo di dato che permette di rappresentare un'esecuzione che non finisce mai. Il never type si indica con un punto esclamativo e un esempio di dove viene utilizzato è nella funzione exit. La funzione exit, dal punto di vista del programma che la esegue, non termina mai perché chiude il programma. Non restituisce nulla. Poi abbiamo tipo di dato compositi e abbiamo gli array, le tuple e le slice. Per quanto riguarda array e tuple, dubito che abbiamo qualcosa da dire. Sono esattamente gli array di C o C++ e le tuple di Python. Il tipo slice assomiglia alle slice che abbiamo in Python, ma con delle differenze. In Python le slice permettono di prendere un sottoinsieme di una collezione. Tipo la lista
o una stringa. Alla fin fine in Python le slides sono implementate un po' come un generatore di indici. Rust implementa le slides in maniera leggermente diversa. Piuttosto che essere un generatore di indici, le slides in Rust usano un meccanismo di puntatori per puntare all'inizio e alla fine di un determinato sottinsieme di una collezione. Una cosa importante che c'è da dire sulle variabili e sui tipi di Rust è che Rust è molto rigido con i tipi. Rust non fa nessun cast implicito. Se per esempio una funzione accetta come parametro una variabile di tipo U16, che è diciamo equivalente a uno short int di C o C++, gli dobbiamo passare un U16. E qualora servisse una conversione di tipo da U8 a U16, bisogna utilizzare la parola chiave as, che permette di fare un cast fondamentalmente. Ma non vi metto alcun esempio adesso perché nel codice vi farò vedere io ho utilizzato cast a gogo. Rust ha al suo interno un meccanismo di inferenza di tipi, cioè quando noi dichiariamo una variabile non dobbiamo necessariamente dichiarare il suo tipo perché Rust lo inferisce. Tuttavia questa cosa, non so per quale motivo, non funziona bene. Ogni tanto Rust dice qua ci vuole il tipo e si lamenta. Cioè, da un lato dicono che ha un sistema di inferenza dei tipi, dall'altro lato il compilatore si lamenta molto spesso. Beh, il compilatore di Rust trova sempre un'occasione per lamentarsi. Come vi dicevo poc'anzi, uno dei motivi per cui Rust è stato inventato è per la sua complessa gestione della memoria. Il fatto che abbia una distinzione fra variabili immutabili e mutabili vi dovrebbe fare raddrizzare le antennine, ma nulla è paragonabile a quello che vi sto per spiegare. E quindi passiamo al concetto di ownership. Devo ammetterlo, sulla carta è una figata, tuttavia causa degli stati emotivi non molto belli e anche mi fa generare epiteti contro le divinità. Allora, che cos'è questo concetto di ownership? I dati che noi utilizziamo in un programma, che può essere un oggetto o una stringa, possono avere un solo proprietario. Per il proprietario si intende una variabile. I dati vengono associati a una variabile e dei dati possono avere un solo proprietario. Quindi se noi abbiamo l'oggetto Pinco Pallo che è assegnato alla variabile Gigi, quando noi facciamo l'assegnazione tipo Filippo uguale Gigi, noi stiamo trasferendo la proprietà dell'oggetto Pinco Pallo da Gigi a Filippo. E questo cosa significa? Che se io voglio accedere e cambiare l'oggetto Pinco Pallo, lo devo fare solo ed esclusivamente attraverso la variabile Filippo. Gigi non la posso più utilizzare, altrimenti altri errori di compilazione. Questo sistema di ownership è stato messo in piedi per evitare i problemi che ci sono in C e in C++ con i puntatori. Infatti Rust implementa questo sistema di trasferimento della proprietà da una variabile all'altra che si chiama in gergo move. Fortunatamente questo non si applica ai tipi di dato primitivi, o meglio alla maggior parte dei tipi di dato primitivi, perché i tipi di dato primitivi tipo un intero c'è semplicemente la copia dei valori e quindi se noi facciamo a uguale 5 e poi b uguale a non ci dobbiamo preoccupare sulla ownership perché quello che fa Rust implicitamente è quello di copiare il valore dell'intero. Ecco perché Rust distingue tra i copy type e i move type e per farla breve la maggior parte dei tipi di dato primitivi sono copy type e tutti i tipi di dato che sono compositi o sono degli oggetti la maggior parte sono dei move type. Ma su questa questione ci ritorno dopo perché adesso c'è un altro disagio di Rust, di cui vi devo parlare, che è il concetto di borrowing. E infatti io ho passato ore a debuggare una semplice chiamata di metodo, perché il concetto di trasferimento della proprietà in Rust si applica a tutte le variabili che sono di tipo moveType. Poiché il trasferimento della proprietà è molto forte, molto vincolante, Rust ci permette di utilizzare un altro meccanismo che, anziché prendere del tutto la proprietà di dati, di prenderla in prestito, utilizzando un processo che si chiama borrowing, appunto prendere in prestito. Per farla breve, questo corrisponde al tipo di dato reference di C++ e infatti si usa lo stesso operatore, ovvero l'e commerciale. Ownership e borrowing sono il nucleo fondamentale di Rust. Infatti il compilatore di Rust ha al suo interno un meccanismo che si chiama borrow checker, che quello che fa non è altro quello di rompere i co. Ovviamente il borrow checker porta dei vantaggi, perché quando
nel linguaggio di programmazione alla certezza che dei dati hanno un unico e solo proprietario, i vantaggi li vedi quando fai un programma concorrente, quindi con i thread. Però io per fare il mio programma, per calcolare i punti del bowling, altro che vantaggi, mi ha portato solo disagi. Una cosa carina di Rust, e sì, Rust ha anche cose carine, è che i blocchi di istruzione sono delle espressioni, e quindi parleremo ora di questo. In realtà molte cose in Rust sono delle espressioni, ma di quello ne parleremo un po' nel dettaglio di volta in volta. Cosa significa che il blocco di istruzione è un'espressione? Significa che un blocco di istruzione, che tra l'altro si apre e si chiude come lo si fa in C++ con le parentesi, graffe, può essere utilizzato nel lato destro di un assegnamento e viene valutato come un'espressione. Tuttavia, un blocco di istruzione che deve essere valutato come un'espressione deve restituire un valore, ovvero il valore che deriva dal valutare una determinata espressione. E come si fa a restituire il valore all'interno di un blocco di istruzione? Molto semplice, basta che l'ultima riga non abbia il punto e virgola. Non serve neanche la parola chiave return. In Rust c'è la parola chiave return, ma molto spesso la possiamo mettere. Togliamo il punto e virgola all'ultima istruzione e Rust capisce che l'ultima espressione, ovvero l'ultima riga di codice senza il punto e virgola, è il valore che poi deve essere poi valutato come risultato del blocco di istruzioni. E questa cosa di togliere il punto e virgola all'ultima linea di codice la possiamo utilizzare anche nelle funzioni. Tante cose che noi in C++ vedremo come dei blocchi di istruzioni, come vi dicevo poco fa, possono essere utilizzati come delle espressioni. Ad esempio, if else. Infatti, in Rust non c'è l'operatore ternario. Possiamo utilizzare if ed else come un'espressione per replicare il comportamento dell'operatore ternario. Rust ha anche il match, che è quella sorta di switch case con i superpoteri che funziona come un'espressione e la possiamo trovare nel lato destro di un assegnamento e anche dove ci pare fondamentalmente. Ovviamente Rust ha anche le iterazioni e ha i cicli for che si comportano esattamente come i cicli for di Python. C'ha anche il while, che si comporta esattamente come il while in cui vi ho spiegato in C++ e tutti gli altri linguaggi di programmazione dove c'è il while, ma c'è anche un altro tipo di iteratore, ovvero il ciclo loop. È un ciclo infinito. Non è molto diverso da un while true. E l'unico modo per terminare questa iterazione è quello di mettere da qualche parte un break. Quindi supponendo che c'è una certa condizione che viene a un certo punto soddisfatta, noi possiamo mettere un break e noi possiamo uscire da questo ciclo infinito. Una cosa molto importante in Rust sono gli enumeratori, che non sono assolutamente implementati come lo si fa in C. Per esempio, in C gli enumeratori sono un tipo di dato che contengono dei valori all'interno di un insieme finito. Quegli identificatori che noi mettiamo all'interno di un enumeratore sono implementati come degli interi, cioè si assegnerà numeri interi a partire da 0 a quei valori costanti. Quindi in C alla fine gli enumeratori sono delle costanti all'interno di un tipo di dato che noi definiamo. Ecco, Rust fa un passo avanti. Da un lato possiamo utilizzare gli enumeratori un po' come quelli che facciamo in C, in cui ogni identificatore, che in Rust si chiama variant, quindi variante, ha un suo valore costante e finisce là. Tuttavia possiamo fare, come dicevo, quel passo avanti utilizzando i generics, e dei generics ve ne avevo parlato in questo video, quindi andatevi a recuperare perché adesso ci servono. Ogni variante di un enum può avere un tipo di dato anche generico, e quindi se da un lato abbiamo delle varianti che sono costanti, da un altro lato abbiamo delle varianti che possono prendere dei valori. Come direbbe Joe Pizzi, mi spiego peggio. In Rust c'è un enumeratore built-in chiamato option, che permette di implementare quel tipo di funzioni che in determinate circostanze non restituiscono valore. Quindi un po' come in Python, che abbiamo una funzione che in certe situazioni restituisce un non. Rust implementa questo non utilizzando la variante non all'interno del numeratore option. Tuttavia, option ha due varianti, non oppure abbiamo sum di un tipo generico che restituisce un valore all'interno della variante sum. Quindi la possiamo interpretare in questa maniera. Option può restituire non o qualche valore
più un qualche tipo, perché il tipo di dato di Sam è generico, quindi lo possiamo specializzare un po' come ci pare, quando ci serve. La domanda adesso è: come prendiamo il valore all'interno di Sam? Beh, ci sono, diciamo, due metodi che vi farò vedere nel dettaglio nel codice. Il primo metodo è quello di utilizzare un metodo che si chiama unwrap, che praticamente ci dà il valore all'interno di Sam, oppure di utilizzare il pattern matching. E cos'è il pattern matching? È una cosa che è meglio vederla che spiegarla. Il pattern matching è una cosa che deriva dalla programmazione funzionale e, dal mio punto di vista, Rust riesce a mettere in maniera molto bene i dettami della programmazione funzionale all'interno di un linguaggio di programmazione imperativo. Un'altra cosa che ha Rust sono le struct, che sono esattamente tali uguali a quelle di C e C++. Tuttavia, le struct sono l'unico modo per avere la programmazione ad oggetti in Rust. E questo ci porta ai tratti. Alla fine, a cosa ci serve la programmazione ad oggetti? Quella di mettere insieme dati e funzioni. Abbiamo visto che molti linguaggi implementano questa cosa utilizzando le classi. Le classi, come vi dicevo in questo video, la classe la possiamo definire come se fosse il blueprint di un oggetto. Il blueprint è praticamente questa roba qua, è un progetto su carta blu, ecco perché viene dato il nome di blueprint. E in italiano viene chiamato cianografia o qualcosa di questo tipo, ma io preferisco il termine in inglese. Blueprint. Invece Rust usa un approccio differente. Tu puoi definire diversi tratti, che possono contenere dei metodi anche non implementati. Quindi i tratti, vedeteli un po' alla lontana, come le interfacce di Java o C Sharp. E poi un tratto può essere implementato a qualunque struct. E quando dico implementato, possiamo specificare l'implementazione di ogni metodo, chiamiamolo metodo, che quel tratto ha. E i tratti possono usare i generics, cioè se io devo avere la funzione, che so, somma, io posso mettere due valori generici come operando A e operando B, e a Rust gli sta benissimo, perché ogni volta che poi implemento quel tratto io specializzo i tipi generici in tipi reali. Una cosa importante che c'è da dire su Rust è che di default usa il dispatch statico. Infatti si dice che gli eseguibili generati da Rust sono i più veloci e alcune volte anche più veloci di quelli di C++. Tuttavia questa cosa può sembrare una limitazione, e infatti qualora bisogna utilizzare il dispatch dinamico bisogna esplicitarlo utilizzando la parola chiave din. E questo lo si fa quando, per esempio, abbiamo un array che prende come tipo di dato quello di un tratto, ma quel tratto è implementato in diverse struct e quindi l'implementazione magari varia, e infatti in quei casi ci dobbiamo avvalere del dispatch dinamico. Quindi, ricapitolando, di default dispatch statico, ma se ci serve quello dinamico lo possiamo esplicitare. Un'altra cosa che c'è da dire per quanto riguarda i tratti è che le funzioni o i metodi, chiamiamoli come volete, hanno come primo parametro self, che non è molto diverso da come in Python. Tuttavia, in alcuni casi, self possiamo metterlo. E quali sono i casi in cui non dobbiamo metterlo? Semplici. Se mettiamo self, quello sarà un metodo di istanza. Se non mettiamo self, quello sarà un metodo di classe, e quindi alla stregua dei metodi static di Java. Ora, con questo meccanismo che noi abbiamo, le struct da un lato e i tratti che gli mettiamo i metodi, Rust ha deciso di non implementare alcun tipo di funzione speciale come ci sono nelle classi, tipo i costruttori. Cioè, non esistono i costruttori. E quindi, come si fa a creare un nuovo oggetto? Basta creare una struct di quel tipo che a noi serve, però questo ci obbliga a impostare tutti i valori della struct. Magari in alcuni casi a noi non serve inizializzare tutti i valori di una struct, magari la struct sarà chilometrica e non vogliamo imporre all'utente di inizializzare ogni elemento di una struct. E quindi cosa si fa? Per convenzione si crea un metodo di classe che si chiama new, quindi non ha self, che non fa altro che restituire una struct inizializzata come ci pare. Ma come vi dicevo, questo metodo new è una convenzione, lo possiamo chiamare anche pinco pallo, però i programmatori di Rust utilizzano questa convenzione. Metodo di classe new. E come si fa a chiamare un metodo di classe?
dobbiamo utilizzare quello di cui vi parlavo qua, l'operatore scemo-scemo, ovvero, come lo chiamano? Aspetta, non me lo ricordo come si chiama, quello con due e due punti. Un'altra cosa di cui vi devo parlare di Rust, per completare la programmazione ad oggetti, sono i moduli. Cosa sono i moduli? I moduli sono molto simili ai namespace di C++. E perché ci serve per la programmazione ad oggetti? I moduli servono per implementare una sorta di modificatore di accesso. La domanda è, Rust ha i modificatori di accesso? La risposta è sì, ma hanno dei comportamenti diversi a quello a cui siamo abituati. Per esempio, di default tutto è privato, e se vogliamo che cosa sia pubblica, bisogna mettere la parola chiave pub, che non è il pub dove andiamo a bere, ma sta per public. Tuttavia, quello che è privato in Rust non è privato all'interno dell'oggetto o all'interno di un tratto, è privato all'interno di un modulo. Quindi se noi non abbiamo un modulo, il file che contiene tutto il nostro codice viene visto da Rust come un modulo gigante, quindi tutto di fatto viene visto da tutti all'interno di quel file. Quindi l'assenza di un modificatore di accesso si comporta molto simile al modificatore di accesso di Java default. Quindi tutto è visibile all'interno dello stesso package, che in Rust si chiamano moduli. Infatti, nel codice del bowling che farò vedere tra poco, io ho creato un modulo game in cui all'interno io ho messo l'struct con dei campi pubblici e privati, dei metodi pubblici e privati, e nel main non posso andare a prendere quelli che sono le proprietà e metodi privati. Ma all'inizio io non avevo creato questo modulo e quindi io riuscivo ad accedere a tutto. Perché, come dicevo poco fa, l'assenza di un modulo implica che il file di per sé su cui stiamo lavorando è un modulo. E quindi tutto in realtà diventa visibile. Un'altra cosa di cui dobbiamo parlare per concludere questo crash course su Rust sono le macro. Seppur le macro Rust vengono implementate con un sistema di sostituzione molto simile a quello di C e C++, tuttavia sono più potenti. Prima di tutto, le macro si distinguono perché dopo l'identificatore viene messo il punto esclamativo. E questa cosa è molto importante da sapere quando si crea il primo programma Hello World. Perché la funzione println, che è quella per stampare le cose a schermo, in realtà non è una funzione, è una macro. Vedete a schermo? Una figata che ha Rust è che i parametri di una macro sono tipizzati, ma non sono i tipi di dato che abbiamo visto poco fa, quello per le variabili. Sono altri tipi di dato. E cosa sono? Le macro in Rust utilizzano un linguaggio che si chiama DSL, Domain Specific Language, che è un'estensione di Rust. E quindi cosa sono questi tipi di dato? Io vi faccio una carrellata, ma non ve li spiego tutti. Io ve li mostro a schermo, ma non vi posso spiegarli tutti perché io stesso non li ho utilizzati tutti. Dunque abbiamo il tipo block, che dice che quel parametro della macro prende un blocco di istruzioni. Poi abbiamo expr, che dice che quel parametro prende un'espressione. Poi abbiamo stmt, che dice che quel parametro deve prendere un statement di Rust. E poi possiamo avere ident, che significa identifier, che significa che quel parametro prende un identificatore. Quindi in Rust con le macro possiamo ad esempio creare nuove funzioni che hanno come nome quello dato dal parametro che prende come tipo identifier. Come dicevo poco fa, sapere dell'esistenza delle macro in Rust è molto importante perché è una delle prime cose in cui ci imbattiamo quando facciamo il nostro primo programma, ma non solo c'è la macro built-in println, c'è per esempio anche la macro panic che serve per quando il programma ha dei disagi. Ovviamente in Rust ci sono molte cose che io non so, però io ho voluto fare questo video per anche io stesso imparare qualcosa. E quindi ora andiamo a vedere la mia implementazione del codice per calcolare i punteggi del bowling in Rust. Ma prima di andare al codice vi devo dire che io ho rifatto l'implementazione anche perché non la potevo copiare da nessun'altra parte. E quindi andiamo a vedere il mio disagio. Benissimo pinguini, adesso io vi spiegherò il codice che ho fatto per il bowling in Rust. Ovviamente troverete tutto sul GitHub di questa serie di video e il link lo lascerò sul primo commento di questo video. Allora, io penso di spiegarvi questo codice partendo dal main, perché secondo me spiegarlo riga per riga forse ci perdiamo, e quindi partiamo dal main. Allora, prima di tutto le funzioni in Rust si fanno con la parola chiave fn.
possiamo mettere un tipo di dato, ma non è indispensabile, quindi lasciamo perdere. Come vi dicevo, Rust nella maggior parte dei casi è capace di capire i tipi da solo, qualche volta ha bisogno di qualche aiuto. Vabbè, detto ciò, allora, abbiamo noi questa partita. Credo che questa sia quella nuova che ho fatto. Eseguiamo il codice. Perfetto, sì, questa nuova partita quando ho fatto 210, per chi mi segue su Instagram sicuramente già lo sapeva. Ovviamente possiamo anche mettere la vecchia partita, non ci sono problemi. Dovrebbe funzionare tutto. Perfetto, 189, ci siamo, funziona tutto. Ovviamente qua Rust si non fa altro che lamentarsi e fare sempre dei warning, ma ovviamente sono warning, non errori di compilazione. Quindi andiamo avanti, perché Rust è numero uno a lamentarsi, nel senso che anche le regole non scritte su Rust diventano regole scritte e quindi le cose devono essere fatte come dice lui. Anche se compila, lui sempre deve rompere i co. Vabbè, come dicevo poco fa, comunque ripristiniamo il codice per com'era, andiamo riga per riga. Io qua sto importando il mio modulo del bowling, perché ho messo tutto quello che mi serve per il bowling all'interno di un modulo affinché io possa sfruttare i modificatori dell'accesso privato e pubblico. E lì sopra c'è un modulo, poi lo vediamo, che l'ho chiamato bowling, l'operatore scemo scemo, e dico importa tutto quello che sta lì dentro. Poi dichiaro una variabile, let my game, che è di tipo string. Ora, in Rust c'è l'oggetto string e il tipo di dato str. Hanno delle differenze, io all'inizio non capivo la differenza, quindi ho utilizzato string. Però di default quando uno fa una stringa di questo tipo è di tipo str, quindi lui dice guarda, non puoi assegnare un tipo di dato str con una stringa, quindi lo devi convertire con toString, che è un metodo di str, sì, ha dei metodi, che lo converte in un tipo di dato string. Crea una variabile mutabile, la chiamo Valerio, che è di tipo game. Poi vedremo questa struct in cui chiamo il metodo new. Abbiamo visto che le struct in Rust non hanno costruttore, quello che si fa è quello di creare un metodo di classe, quindi l'equivalente di un metodo statico di Java, che viene chiamato new, che restituisce una struct di tipo game. Passo la mia partita, gli dico come mi chiamo perché devo passare anche il nome del giocatore. E ovviamente qua, anche in questo caso, c'è la stessa cosa, dove chi prende il secondo parametro prende una stringa, quindi lo converto utilizzando il metodo toString. Chiamo il metodo calculateScore e poi faccio una println. Vedete, la println è una macro perché abbiamo qua il punto esclamativo e quindi questo è un placeholder e semplicemente io vi passo la struct Valerio, che tra le altre cose implementa un tratto che permette di fare l'equivalente del toString di Java. Benissimo, secondo me la cosa su cui dobbiamo iniziare è appunto la struct game. Quindi andiamo, bello in alto. Non vedete che ho messo tutto all'interno del modulo bowling. Questo dovrebbe essere una sorta di soppressione del warning, ma a me non so perché non funziona. C'è, ma è come se non ci fosse, in cui dico semplicemente di ignorare tutti i warning in cui non utilizzo lo snake case. Lo snake case è quella convenzione di chiamare gli identificatori utilizzando tutte le lettere minuscole e separando le parole da un underscore. Io utilizzo il camel case, a Rust questa cosa non piace, nonostante che abbia messo questa roba, si lamenta, vuole che io chiamo questo identificatore bowling, utilizzando lo snake e case, però non so perché questa cosa non funziona, non lo so, cioè, se lo sapete scrivetemi nei commenti. Cioè, anche se c'è il modo per sopprimere i disagi di Rust, comunque Rust ignora anche quelli, non so se devo passare un flag particolare al compilatore. Importo il modulo FMT che si trova all'interno della libreria standard. Il motivo di questa cosa lo vediamo successivamente perché mi serve. Poi qua definisco delle costanti che sono pubbliche. È il simbolo dello strike, il simbolo dello spare, il simbolo di nessun punteggio, il numero di pins, ovvero il numero di birilli e anche il numero di frame. Questi sono costanti. Questo è semplicemente un unsigned int di 8 bit. Cosa qua, e questi amici sono dei caratteri. Ho creato un enumeratore che l'ho chiamato frame type, cioè il tipo di frame, che può essere un open frame, uno spare, uno strike e infine il caso particolare per l'ultimo frame. Ho creato una struct pubblica chiamata game, che è quella che abbiamo visto all'interno del main, che praticamente questo è il nostro oggetto.
in cui ho una proprietà game sequence che è pubblica, ho una proprietà pubblica che è il nome del giocatore. Questa è una variabile interna che mi serve per implementare l'iteratore, molto simile al generatore che abbiamo visto in Java, quindi per adesso questa la lasciamo perdere. E poi io qua ho messo un vettore di punteggi all'interno di option. Option abbiamo visto che è un enumeratore che ha due varianti, non e sum. Quindi noi lo possiamo inizializzare con non, non ci sono punteggi calcolati. Oppure può prendere un vettore di unsigned int di 16 bit. Quindi significa l'equivalente di un unsigned short int di sì. Oh, questa è la nostra struct, dobbiamo mettere i metodi. I metodi possiamo mettere in due modi, o implementiamo la struct, oppure gli mettiamo i tratti. Io ho fatto entrambe le cose. Quindi implemento game, creo il metodo pubblico new, il fatto che non abbia self lo rendo un metodo statico, che prende quei due parametri, cioè la sequenza e il giocatore, e restituisce una struct di tipo game. Inizio una nuova struct di tipo game in cui passo la a game sequence, che qua gli passo la sequenza. A player gli passo questo player. L'id dell'iteratore lo inizializzo a 0 e scorso lo inizializzo a non. Questa istruzione mi crea una struct tipo game e poiché non c'è punto e virgola e poiché questa è l'ultima, nonché anche la prima, ma poiché è l'ultima istruzione di una funzione, l'assenza del punto e virgola fa in modo che praticamente questa funzione restituisce questa espressione. Quindi è come se ci fosse qua una return implicita. Quindi siccome il Rust non serve metterlo, si può mettere. Infatti se eseguo dovrebbe funzionare tutto, infatti continua a funzionare tutto, però è totalmente ridondante. GetScore è un metodo di classe che prende in input l'oggetto self in sé e restituisce un option di vettori U16. Quindi questo cosa significa? Che se i punteggi sono stati calcolati li restituisce, altrimenti restituisce non. Infatti qua c'è else non. Ovviamente questa è considerata come l'ultima istruzione di una funzione, non c'è punto e virgola, quindi la restituisce. Questo if è particolare perché si chiama if let, implementa quello che vi dicevo, il pattern matching. Cioè, praticamente, significa che se self.scorso, io uso qua il borrowing perché sennò succede tutto un casino, succede tutto un manicomio col borrow checker. Se questa, diciamo, self.score è sommo di qualunque cosa, allora questo controllo viene prodotto come vero. Se questa variabile non è un sommo di qualcosa, questo controllo fallisce e quindi restituisce non. Quindi praticamente questo è il pattern matching. Se prendete questa variabile è sommo di qualcosa, S all'interno del blocco di istruzione dell'if è una variabile assegnata. E quindi io restituisco S to back. Però questa funzione restituisce un option, quindi lo devo mettere all'interno di un altro sum. Quindi qua cosa sto facendo? Ricapitoliamo. Se questa variabile è sum di qualcosa, restituisco sum di S convertito in un vettore. E non devo fare questa cosa perché se restituissi in realtà S succederebbero altri casini col borrow checker, quindi devo, diciamo, copiare il contenuto del vettore, quindi il contenuto dei punteggi. E ricapitolando, se questo controllo fallisce, ovvero che self.scorso non è sum di qualcosa, quindi siccome sappiamo che self.scorso è un option, al più può essere non, restituiamo non. Ecco, questo metodo è molto particolare. Questo è il metodo getFrame. Dato un id da 0 a 9, restituisce il frame corrente. Ricordiamoci che noi abbiamo una stringa. Un frame può essere da 1 o 2 caratteri. Nel caso dell'ultimo frame può essere addirittura di 3 caratteri. Un carattere quando abbiamo uno strike, due caratteri quando abbiamo uno spero, un frame aperto, insomma, questa cosa già la sappiamo. Quindi, da quella stringa, io dico qual è il frame numero 5, io devo scorrere la stringa e andare a vedere quali sono i tiri che corrispondono al frame numero 5, che poi nel frame numero 5 sarebbe il numero 6, perché siamo zero-based. Diciamo, qui inizializzo un vettore, qui inizializzo un altro vettore, praticamente per delle cose che devo fare dopo, a me serve ottenere non solo quello che succede nel frame corrente, ma a me serve anche sapere l'id dei tiri. Quindi io restituisco due vettori in cui uno è
rappresentazione numerica del frame e l'ID dei tiri. Questo è stato il decimo tiro, l'undicesimo tiro e così via. Metto semplicemente un vettore di caratteri, semplicemente prendo la stringa e la converto in un array di caratteri. Alcune variabili che mi servono da incrementare, ma sono tutte mutabili. Il primo controllo che faccio è se l'ID che stiamo passando qua è maggiore o uguale di frames, restituisco non. Iniziamo con questa cosa. Quindi abbiamo qua un ciclo while che va da 1 fino alla lunghezza dei caratteri. Qui faccio questa cosa: se il numero di frame è minore di ID, quindi praticamente se io voglio il frame numero 5 ma ci troviamo al frame numero 0, devo saltare i caratteri. Quindi cosa faccio? Se è uno strike, salto di un carattere, altrimenti salto di due caratteri, perché siamo sicuri che non siamo all'ultimo frame. E qua io incremento anche il numero di frame. Is strike è una macro che è definita qui sopra, la definisco tramite macro rule punto esclamativo is strike. Qui c'è quella sorta di linguaggio dentro il linguaggio in cui dico che praticamente is strike accetta una variabile c e si usa come prefisso il segno del dollaro, un po' come in PHP, che deve essere un'espressione, può essere una qualunque espressione, e questa macro deve essere valutata in questa maniera. Espressione deve essere uguale a strike, e strike sappiamo che è questa, diciamo, variabile. Ora che ci penso, queste macro non sono posizionate bene, le due posizioni sono qui dentro, vengono così, secondo me è meglio metterle qui dentro. Ora, in modo che faccio piccole modifiche in Rust non funziona nulla, quindi vediamo se tutto funziona. Tutto funziona. Questo lo tolgo tirandolo fa un c***o. Poi abbiamo saltato tutti i frame fino ad arrivare a quello che ci serve. Quando siamo arrivati al frame che ci serve, controlliamo. Questo semplicemente serve a controllare se siamo all'ultimo frame. Se non siamo all'ultimo frame, cosa faccio? Se il carattere corrente è uno strike, io metto all'interno del vettore rolls idx l'id del tiro, che poi questo id è semplicemente la posizione del carattere all'interno della sequenza passata, e qui faccio un cast as u8, perché i qui non ho specificato nessun tipo, è sicuramente un intero a 32 bit, però diciamo roll idx prende unsigned di 8 bit. Questo è quello che mi permette di fare il cast in Rust, come vi dicevo, usando la parola chiave as, perché Rust non fa cast impliciti, e metterlo dentro di frames pins, perché se abbiamo fatto uno strike abbiamo fatto 10 punti. Altrimenti faccio un loop che va da 0 fino a 2. Questo è un po' come in Python, che l'estremo destro non viene incluso, e metto i due caratteri che ci stanno. Però utilizzo la macro getScore. Andiamo a vedere la macro getScore. La macro getScore prende due parametri, che è praticamente sempre un'espressione C e un'espressione che dice il tiro precedente. Uso match, perché se è uno strike restituisco pins, se è no point restituisco 0, quindi se c'è trattino restituisco 0, se è uno spare restituisco pins meno il risultato del tiro precedente. Questo è il caso di default, semplicemente converte il carattere in una cifra e in base 10 faccio un wrap, perché questo, se non ricordo male, restituisce un sum di qualcosa, e poi faccio il cast. Ora sto notando che questo getScore lo possiamo anche utilizzare qua. Perché lui mi controlla anche se è uno strike. E tiro precedente mettiamo 0. Vediamo se tutto funziona. Sembra funzionare, perfetto. Quindi questi sono i due casi quando non siamo all'ultimo frame. Quando siamo all'ultimo frame le cose si complicano, come sappiamo sempre. Quanti tiri ci dobbiamo aspettare? Questo è l'equivalente del operatore ternario, e infatti, come dicevo, if è anche un'espressione. Quindi devo capire all'ultimo frame quanti tiri mi devo aspettare, se sono due o sono tre. Se il primo tiro è uno strike oppure il secondo tiro è uno spare, mi devo aspettare tre tiri, altrimenti due tiri. Ora, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che Rust odia quando in un if si mettono le parentesi per avvolgere, diciamo, l'espressione di controllo. Se io metto questa cosa, Rust proprio si arrabbia. Vedete qua? Madonna, quanti errori sono spuntati fuori. Ma quanto si arrabbia. D'altro canto,
Rust obbliga a mettere le parentesi graffe in tutti i blocchi, anche se una sola riga. Sapete che in gli altri linguaggi, C-like, quando il blocco di istruzione è una sola riga, possiamo mettere le parentesi graffe. Rust ci obbliga. Infatti questa espressione restituisce 3, nel caso in cui questo controllo è vero, altrimenti restituisce 2. Quindi ecco perché dobbiamo mettere le parentesi graffe. Quindi faccio un ciclo che va da 0 fino al numero di tiri che ci aspettiamo e semplicemente metto i punteggi in base a quelli che vengono trovati nel tiro utilizzando la macro guesscore. Benissimo, quando siamo contenti il ciclo è, abbiamo finito il ciclo, quindi questo break praticamente mi permette di uscire prima dal foro, perché ho fatto in modo, non è tutto corretto effettivamente, che questi fori interni qua all'interno del while che sta fuori non incrementano la variabile i, e quindi sarebbe questa una sorta di ciclo infinito. E quindi se questa è una sorta di ciclo infinito, lo posso convertire con un loop. Sì, e funziona pure bene. Quando abbiamo finito restituisco sum, che è una tupla come quelle di Python, che c'ha frame e roll ID. Ricordiamo che roll ID sono le posizioni di quei tiri all'interno della sequenza. Ho anche una funzione che si chiama getRoll, quindi io posso avere, diciamo, qual è il tiro numero 9. Non il frame 9, ma il tiro 9. Non faccio altro che scolare tutti i frame, utilizzo il pattern matching di questa roba qua, praticamente richiamo il metodo getFrame, e se questo getFrame restituisce sum di questa tupla, faccio un'iterazione che va da 0 fino alla lunghezza di scorso, che può essere sia 1 che 2 che 3, e dico se l'id del tiro alla gesima posizione, ricordiamoci che io restituivo anche la posizione dei tiri, è uguale a quella cercata, la restituisco, altrimenti restituisco non. Vedete, questi due metodi, getRoll e getFrames, mi serviranno dopo. Arriviamo alla funzione calcolScore. Non vi dico i dettagli perché sappiamo cosa fa. Poi faccio vedere come l'ho implementato utilizzando le peculiarità di Rust. Quindi questa funzione restituisce sum di qualcosa. E praticamente, vedete qua, sum è tutta questa espressione. E poiché questa espressione è anche l'ultima, se non che anche la prima del metodo calcolScore, automaticamente verrà restituita. E questo blocco di istruzioni è un'espressione all'interno di sum che si aspetta una variabile, e questa variabile io la calcolo all'interno di questo blocco di istruzione che in realtà è un'espressione. Non faccio altro che iterare su tutti i frame e prendo il frame corrente e non faccio altro che calcolare i punteggi. Per calcolare i punteggi quello che devo fare è avere il punteggio finora calcolato, cioè quello del frame precedente. Però se siamo nel primo frame il punteggio è 0, altrimenti prendi l'ultimo punteggio messo nel vettore calcolScore. Faccio la somma cumulativa, sommando poi il tiro fatto in quel momento, tenendo in considerazione poi i tiri successivi. Se abbiamo uno spare abbiamo bisogno di un tiro successivo, se abbiamo uno strike abbiamo bisogno di due tiri successivi. Infatti qua io ho fatto il metodo getNextRolls, in cui passo l'id del frame e lui mi restituisce quali sono i tiri successivi per quel frame. Andiamo a vedere come è fatto. Infatti in questa maniera, se siamo in un frame che non sia l'ultimo, perché se è l'ultimo non c'è bisogno di questa cosa dei tiri successivi, quindi restituisco non. Restituisco un match se il tipo di frame è uno strike, due tiri successivi, e poi restituisce semplicemente il sum di rolls. Se invece non siamo in nessuno di questi due casi, restituisco rolls, però siccome è inizializzato con nulla restituirà semplicemente un vettore vuoto. Poi abbiamo questo metodo che è getFrameStance, non mi ricordo esattamente dove lo uso, non ne parlo visto che c'è, ci abbiamo trovato, poi vediamo dove lo uso. Praticamente restituisce lo stato del frame, praticamente mi dice se è l'ultimo frame o uno strike o uno spare. Quindi se siamo all'ultimo frame, dimmi che è l'ultimo frame, se è uno strike, eccetera, eccetera, eccetera. Print roll semplicemente stampa il roll corrente, quindi se abbiamo 10 punti è uno strike, se no points, altrimenti mi stampa semplicemente quel carattere inerente al numero, che è tipo se 5 mi stampa il carattere 5, o meglio, no, mi stampa, mi restituisce. Ovviamente questo è fatto con un match, che è la prima e l'ultima istruzione di questo metodo, e quindi verrà valutato in base ai vari casi che ci stanno. Questo metodo l'ho chiamato print, ma in realtà non stampa nulla, perché lo restituisce una stringa formattata per un frame in cui però io vi passo qua il roll,
Quindi praticamente io non faccio altro che gestire questi casi. Se il primo roll ha 10 punti e stampa, diciamo, uno strike utilizzando il print roll che abbiamo visto poco fa, che poi una cosa che non vi ho detto è che questo print roll e questo print frame from rolls sono metodi, diciamo, statici. Infatti utilizzo, diciamo, questa notazione. E quindi se uno strike mi stampa questa, il suono di questo metodo per quanto riguarda uno strike, quindi mi dà la X. Altrimenti se è uno spare, lo spare è la somma dei due tiri uguale a 10, mi stampa quello che è print roll del primo tiro e poi uno, il carattere spare. Altrimenti abbiamo un frame aperto, magari, che so, 1 e trattino, 1 e 0, quello che sa, tipo 5 e 4, non sono 10, quindi mi formatto i due caratteri in maniera indipendente. Ovviamente print roll e print frame for rolls entrambi vengono utilizzati per il metodo print frame. Non faccio altro che, nell'ultimo frame, stampolo così per com'è, stampa i tiri così per come si trovano. Altrimenti, se è l'ultimo frame, io gestisco dei casi. Il caso in cui il primo tiro sia uno strike, e qui c'è tanta roba da commentare, quindi il primo tiro me lo faccio con il print rolls, secondo tiro con il print rolls, il terzo è se abbiamo uno spare, al secondo e terzo tiro metti il simbolo del spare, altrimenti interpreta. Il mio programma gestisce in caso che io ho 5 chiusura e 9. Come gestisce 5 chiusura e 9? No, non lo gestisce. C'ho 5 e 1. Mi stampa questo carattere in più. E questo mi stampa adesso correttamente. Vabbè, devo gestire il caso in cui abbiamo un tiro con uno spare all'ultimo tiro e poi un tiro successivo. Vabbè, il print frame l'abbiamo vista, l'abbiamo un po' modificata, bellissimo. Qui praticamente faccio questa cosa: se il pattern matching qui fallisce per fare il print frame, si riesce una stringa vuota, io qua implemento il tratto iteratore per game, che tra l'altro in questo codice non lo sto manco utilizzando ora che ci faccio un caso, lo utilizzavo all'inizio mentre facevo il codice, ma adesso non lo sto utilizzando da nessuna parte effettivamente. Praticamente i tratti possono avere anche dei tipi generici e noi abbiamo il tipo generico di questo tratto è item, però dobbiamo specificare qual è il tipo reale. Questo lo facciamo utilizzando type item con vacate. Praticamente dobbiamo implementare il metodo next, perché questo tratto ha questo metodo next che prende in ingresso l'oggetto in sé e restituisce un item che lo sappiamo che in questo caso è un vec di U8. Abbiamo qua, ovviamente questo è un option perché possiamo restituire anche non. Infatti il non è il, diciamo, il segnale quando siamo noi in un ciclo for loop di interrompere l'iterazione. Infatti a me qua serve utilizzare iter cur, cioè l'iterazione corrente, in cui se il result di questa operazione è non, resetto l'iteratore a 0, altrimenti lo incremento di 1. E quello che restituisco è result, io prendo come get frame quello di iter cur, quello di iteratore corrente, quindi se il risultato è non restituisco non, altrimenti restituisco diciamo il risultato del result, che è semplicemente un sum di una tupla. Qui prendo il contenuto di sum che è una tupla, e con punto 0 dico che prendo il primo elemento della tupla, perché noi sappiamo che get frame restituisce una tupla di due elementi. I valori dei tiri e gli id di tiri, gli id per l'iteratore a me non servono. Qui abbiamo il tratto display all'interno di FMT, quindi questo è quello che vi dicevo poco fa, io utilizzo il modulo FMT della libreria standard. Display semplicemente permette di implementare il toString. Questo faccio implementando il metodo FMT, che è l'equivalente di toString, che prende l'input della roba strana, e sinceramente non mi è ben chiaro cosa significa questa roba qua, e restituisce un risultato all'interno di FMT, che semplicemente questo tipo di dato viene restituito da varie macro che servono per formattare il testo che io utilizzo senza investigarci molto. E questo metodo praticamente mi stampa la tabella, però su questa cosa non c'entro nel dettaglio perché l'abbiamo visto come questa tabella viene stampata in altri video, quindi non entriamo nel dettaglio là. In fase di
stesura del codice, io utilizzavo l'iteratore per fare cose di questo tipo. For x in Valerio, print ln, stampiamo quello che c'è da stampare in x. Ecco, mi piaceva questa roba così. Poi per qualche motivo non l'ho più utilizzato, però comunque l'ho lasciato là, perché magari per qualcuno di voi potrà essere interessante saperlo. Anche perché io non l'ho più utilizzato, perché poi il borrow checker mi faceva dei casini. Io ho detto, è rotto. Va bene. Benissimo, pinguini. Io sono riuscito a spiegarvi Rust in un'ora. Ma che? C'è ancora uno sbotto di tempo. Cosa mai possiamo fare? Vi ricordate di questo video? Bene, l'idea di questo video nasce da quando ho ideato questo video, perché io lavoro a questo video di Rust da circa un mesetto. Perché io avevo fatto svolgere questo esercizio del bowling a ChatGPT. E adesso vediamo il codice di ChatGPT. L'ho fatto un mesetto circa fa. Io poi cosa ho fatto? Ho preso il codice e l'ho messo in questo file bowling_chatgpt.res. Però io ho perso il prompt, quindi non ce l'ho più. Ho semplicemente copiato il codice, l'ho messo qua. Ora, perché vi ho detto che ho preso l'idea di quel video da questa esperienza? Perché se io provo a compilare, non compila. Ci sono addirittura 4 errori. E, francamente, non so come sistemarlo. Sono robe in Rust che io non conosco. Non conosco questa sintassi. Non conosco quest'altra sintassi, che la vedo pure messa qua. Potrei cercare di capirlo, ma non compila. Quindi neanche ChatGPT riesce a scappare dal borrow checker di Rust. Quindi una cosa che possiamo fare invece è quella di riaprire ChatGPT e di rifare il prompt. Puoi fare un codice Rust che calcola i punteggi di una partita di bowling. Il programma deve accettare una stringa di questo tipo e restituire il punteggio per ogni frame e anche per l'intera partita. Questa cosa succede troppo spesso che dà sempre errori. We experience exception high demand, please hang tight as we work on scaling our system. Va bene, i miei piani sono andati in fumo, quindi chiudiamo ChatGPT. Nel tempo che ci rimane, cerchiamo di migliorare questo codice. Meno vediamo se riusciamo a farlo compilare. Dunque, il primo problema che dice è che praticamente partners are not allowed here. Togliamo. Questa espressione è attivo. Che può essere un array di... Io non ho idea di questo codice. Ah, ho capito, questa sintassi significa che prende un array di vuoto. Ok, quindi questo è un array di vuoto, interessante. E quindi se il partner che questo array di vuoto matcha con A e B, somma questo, altrimenti, non so se tutto è giusto, fai questo, altrimenti faccio questa cosa. Metto come caso base. Vediamo. Ah, oh, hai ragione. Che due palle. Paroccia che dei miei stivali. Qualcosa ha compilato. Some 30. Ok. Ora gli mettiamo la mia partita. Otto, nove e 10. Ci siamo. Index also bound. Secondo me non funzionerà comunque, però lo voglio far compilare. Quindi fa 0, 2, 4, 6, 9, 11, 16. Perché lui skippa frame length. Ah, ok, ho capito qual è il problema. A few moments later. Metto questo, devo mettere questo. Praticamente io qua sto dicendo, la lunghezza del frame dipende se c'è uno strike, c'è un solo roll, se c'è una chiusura, un frame aperto, ci sono due roll. Però io devo poi anche dire, se c'è uno strike considera gli altri due tiri successivi, se c'è una chiusura considera un tiro successivo, altrimenti vai a zero. Però questo non tiene in considerazione dell'ultimo frame. Quindi secondo me un altro errore qua mi spunta. Se mettessi punto e virgola sarebbe l'ideale, però continuiamo. Uh.
Perché c'è questa disparità? Perché non ti ero in condizione l'ultimo frame? Non è 187 questa partita? No, allora quella di 210. 187. Vediamo questa partita. Non mi ricordo i punteggi. 189. La ricopio qua. E metto 9-0. 10. 10. 9. 0 7 3 10 10 8 e 0 6 e 4 10 10 e 9 189. Benissimo Pinguini, sembra funzionare bene. ChatGPT non è stato al top della sua forma. Non faccio come in quel video in cui mi metto a confronto perché io ho fatto uno sbotto di errori di compilazione, proprio milioni di errori di compilazione. Anche se c'è da dire che comunque io stavo imparando linguaggio, mentre ChatGPT possiamo assumere che già lo conosceva. Benissimo Pinguini, io sono riuscito a spiegarvi Rust in un'ora. Cristo, no, no, ancora c'è del tempo. Ho montato questo video 3-4 volte già e ancora manca uno spezzone. E lo spezzone deve riempire esattamente di 5 minuti, 21 secondi e 9 frame. Oppure tagliate i capelli, Cristo. E quindi aspetta che c'ho un po' di polvere nella telecamera. Lo so, perfetto. Come posso riempire questi 5 minuti? Parliamo delle closure. E vediamo se questo è il mio take finale. Dunque, cosa sono le closure? Le closure sono semplicemente quello che in altri linguaggi di programmazione vengono chiamate funzioni anonime, o in Python vengono chiamate lambda expression, perché chiamarle, io sono un linguaggio di programmazione imperativo, ma mi piacciono le cagate della programmazione funzionale, sarebbe stato troppo lungo, e quindi anche Rust ha le closure. Devo riempire questi 5 minuti, d'accordo? Facciamo le closure. Allora, va bene. Facciamo una piccola closure, così una piccola funzione anonima, così velocemente. Ok, creiamo un array che lo chiamo pip-pop, un array di interi a 4 byte e non so, 5 elementi. Lo inizializzo con 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo la nostra funzione anonima, che la funzione anonima è sempre una variabile alla fine, che la chiamiamo sq. La sintassi è, si aprono queste barrette verticali, le pipe, per i parametri della closure, quindi prenderà un parametro, e il corpo della funzione. Non so se ha la stessa restrizione di parte che deve essere su una sola riga, ma adesso lo proviamo. Intanto facciamo una cosa semplice, che fa il quadrato di un numero, quindi faccio x per x. For item in pippo, quindi per ogni elemento in pippo, facciamo una println di sq items. Funziona. Anziché fare sq facciamo la funzione pow, in cui prendo due parametri, però qua mi serve un blocco di istruzione x. Inizializziamo il risultato a 1, for n in 0, no, sì, 0 n res uguale res per x. Anzi, possiamo fare anche questa cosa, possiamo fare. No, non lo possiamo fare questa cosa. Vabbè, no, giusto. Vediamo se funziona. E qua però dobbiamo restituire res. Sapete che non c'è bisogno del punto e virgola. E ovviamente scoppia tutto. Let mut. Vediamo se fa il cubo. Se facciamo elevato a 0, dovrebbe risultare in tutti 1. Funziona. Però una cosa che voglio modificare è che, vedete che qua io non sto imponendo alcun tipo, perché se metto qua tipo 3.5, che errore mi dà?
dice che, ah beh, no, già il controllo sul tipo me lo fa lui tramite l'inferenza, lui sa che qua ci vuole un intero, perché voglio che n sia un intero, però questo lo possiamo forzare in questa maniera, lo possiamo forzare i32, e diciamo che la funzione restituisce un i32, e questa è la stessa sintassi del type hint di Python. E non funziona, ah no, certo non funziona un c***o, abbiamo 3 qua. Se voglio fare l'ultima modifica, e voglio fare in modo che questo prenda anche i numeri negativi, non ho capito bene, il valore assoluto si fa così con abs, poi funziona, quindi devo fare questa cosa, if n è positivo, restituisco res, else, ah no, else, restituisco 1 su res. Però qua devo mettere un f. Sì, qua devo mettere as f32. Che rompi. Vediamo se faccio questa cosa, guardate. Questa funziona. Io che rompi. Rasto quando fa così. Minchia come scarta vetri. Cioè non mi fa la moltiplicazione perché il resto non si fa un cast automatico. Ora funziona tutto. Benissimo, pinguini. Io spero di aver fatto del mio meglio per spiegarvi Rust in un'ora. Dunque, questo video spero che vi sia piaciuto. Lo so che è stato molto lungo. Faceva parte di questa carrellata di linguaggi di programmazione in una sola ora. Scrivetemi nei commenti se volete che approfondisca qualche particolare, perché so di non aver affrontato tutto. E quindi, cos'altro aggiungere? Io vi rimando agli altri video di Code Academy, soprattutto quelli della serie 7 linguaggi in 7 giorni. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!